Le più belle poesie. Le più belle poesie si scrivono sopra le pietre, coi ginocchi piegati e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti ad un altare vuoto, accerchiati d'argenti della divina follia. Così, pazzo criminale qual sei, tu detti versi all'umanità, i versi della riscossa e le bibliche profezie, e sei fratello giovane. Ma nella terra promessa, dove germinano il pomi d'oro e l'albero della conoscenza, Dio non è mai disceso, né ti ha mai maledetto. Ma tu sì, maledici ora per ora il tuo canto, perché sei sceso nel limbo, dove aspiri l'assenza di una sopravvivenza negata. Alda Merini. Adesso io devo passare la parola a Arianna e Alessandro, ma prima mi rubo un pezzettino di spazio per salutare sia Arianna, Caterina, Maria e soprattutto nonna Orsola. Volevo dire a nonna Orsola perché che per noi è un grande, grandissimo onore avervi qui questa sera. Grazie. Di cui narra la fama.
nostra, a mio giudizio, ma non solo mio. Un ringraziamento a tutti quanti, un ringraziamento per questa serata che rappresenta l'ultima serata di quest'anno. Il ciclo Leccardo finisce quest'anno la propria attività poetica, pronto a ripartire il 2015 con tante altre novità. E vedremo poi dopo la fine, in fondo, però intanto la serata è ricca, sarà movimentata, abbiamo tante novità, avremo un viaggio intorno al mondo con tanti autori, tanti poeti che ognuno di noi ha scelto per la sua sensibilità poetica. Vogliamo tutti, scusate se cambiate il posto a me, scusate, no, scusate la interruzione, dicevo appunto un viaggio intorno al mondo, alcuni di voi a questo fascicolo abbiamo raccolto le poesie e le arie musicali che ci proporrà Diana e Alessandro, e sarà un viaggio in cui vedete con tante, tante poesie, con tanti autori, ognuno significativo per noi, e un senso fondamentale. Il viaggio, come ogni viaggio, c'è un punto di partenza. Punto di partenza abbiamo identificato a est perché il primo gruppo identificato dai nostri poeti si fa riferimento a un'autrice polacca molto brava, premio Nobel nel 96, Isabella Zimbowska, è un'autrice che ha suscitato molto interesse ai nostri poeti visto che tre di noi l'hanno scelta. La prima, Giselle Bovard, il nostro punto di riferimento, autore di eccessa fama, stasera purtroppo non ce l'ha fatta venire come altro del circolo, si scusa, ma la sua poesia, Il lode di mia sorella, sarà interpretata da Sernello Venturini, che ringrazio ancora per l'introduzione poetica di Anna Merini, per straordinaria. Il lode di mia sorella. Mia sorella non scrive poesie, né penso che si metterà a scrivere poesie. Ha preso dalla madre, che non scriveva poesie, e dal padre, anche lui, non scrive poesie. Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura, suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie. E anche se tutto ciò suona ripetitivo come una litania, nessuno dei miei parenti scrive poesie. Nei suoi cassetti non ci sono vecchie poesie, né ce n'è di recenti nella sua borsetta. E quando mia sorella mi invita a pranzo, so che non ha intenzione di leggere le poesie. Fa minestre squisite senza secondi fili. Il suo caffè non si rovescia sui manoscritti. In molte famiglie nessuno scrive poesie, ma se accade è raro che sia uno solo. A volte la poesia scende a cascate per generazioni, creando borghi pericolosi nel mutuo sentire. Mia sorella pratica una discreta prosa orale, e tutta la sua opera scritta consiste in cartoline, il cui testo promette la stessa cosa ogni anno, che al ritorno dalle vacanze, tutto quanto, tutto racconterà. Un caso inconcepibile come ogni caso.
In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido. Così, da sotto un altro tronco, sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di ragno, gabbiano, topo campagnolo. Ognuno calza subito a pennello e docilmente è indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte, qualcuno di un formicaio, un banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. Qualcuno molto meno fortunato, allevato per farmi una pelliccia, per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino. Un albero conficcato nella terra così vicino a un incendio. Un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi. Uno nato sotto una cattiva stella buona per altri. E se nella gente destasse spavento, o solo avversione, o solo pietà? Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo di momenti lieti, poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare, potevo essere me stessa, ma senza stupore, e ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. Il melo. Nel mese di maggio, sotto un bel melo che scoppia di fiori come di risate, che è incosciente del bene e del male e scrolla in proposito i suoi rami, che è di nessuno, chiunque sia che dice di lui, mio, gravato solo dal presentimento del frutto, che non è curioso di sapere quale anno, paese, quale pianeta verso dove rotoli, che è così poco a me parente e così strano da non consolarmi né spaventarmi, che è indifferente a qualunque cosa accada, tremante di pazienza con ogni fogliolina, che è inconcepibile, come se lo sognassi, o sognassi tutto eccetto lui, in tutto troppo trasparente e arrogante, restare ancora, non tornare a casa. A casa vuole tornare solo prigioniero. Wislawa Szymborska. Sotto una piccola stella. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia. Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria. Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge ad ogni istante. Chiedo scusa al vecchio amore se con la precedenza mi muovo. Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa. Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito. Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto. Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle 5 del mattino. Perdonami, speranza trappata, se a volte rido. Perdonatemi, deserti, se non borro con un cucchiaio d'acqua. E tu, falcone, danni lo stesso nella stessa gabbia, immobile, con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto, assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato. Chiedo scusa all'albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo. Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. Verità, non prestarmi troppa attenzione. Serietà, sì, magnanima come. Sopporta il mistero dell'esistenza se tiro via figli al tuo strascico. Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque. Chiedo scusa a tutti se non posso essere ognuno e ognuna. So che finché vivo niente mi giustifica, perché io stessa mi sono un ostacolo. E non avermi in lingua se prendo in prestito parole patetiche e poi fatico per farle sembrare leggere.
adesso io faccio sempre controcorrente, una canzone che per me è un testo politico. Cola Canè fa parte, scusate, ho scritto a Fabrizio De André e Vanno Passati, l'ultimo album di Fabrizio De André, 96, Anime Sabbia. È un testo che non è mai come oggi di attualità. Lo racconto. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo colpisce il cemento, a quel campo strappato dal vento a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome in sigillo mi lascia passare. Per un guado, una terra, una nuvola, un cielo, un diamante nascosto nel mare. Per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire sul muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che ci fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non ti riconosce e ogni terra si accende e si arrende alla pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti, buttavano via. E poi Mirka, a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme e i fiori a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con i beni celesti dei polsi, anche oggi si va a caritare. E se questo vuol dire rubare, questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo vuol dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Chi sarà a raccontare, chi sarà? Sarà chi rimane. Io seguirò questo migrare, seguirò questa corrente di ali. Poserò la testa sulla tua spalla e farò un sogno di mare. E domani un fuoco di legna perché l'aria azzurra diventi casa. Ivano Passati. Tante emozioni. Continuiamo il viaggio e rimaniamo sempre a est, anche se siamo molto borderline, perché Serenella Brunello ha scelto Costantino Scafaris, anche lui un grosso autore, un autore di riferimento molto importante, ha scelto due testi di lui, Desideri e Voci. Serenella Brunello. Che leggerò. Ho preferito scegliere questa versione che è uscita nel 2013 nel 150enario della nascita di Cavafis, perché trovo che questa traduzione sia veramente molto musicale e la caratteristica di Cavafis, che è sicuramente un autore classico, è proprio quella della musicalità. Desideri. Splendidi corpi di morti a vecchiezza mai giunti, lacrimati, racchiusi in mausolei superbi, rose al loro capo, i gelsomini ai piedi. Sono così i desideri inadempiuti, che la gioia non conobbero, senza notti di piacere, senza splendenti mattini. Passiamo dai desideri a voci, il pessimismo serpeggia sempre dominante, però ripeto, la musicalità è veramente magica. Ideali, amate voci di coloro che sono morti e di quelli che a noi perduti è come se morti fossero.
Nei sogni talvolta a noi parlano e la mente nostra che pensa qualche volta le percepisce e con il suono ritornano le voci della prima poesia della vita al pari di notturna musica che perde vita mentre si allontana. Perché è un curriculum straordinario, diciamo solo che è stata allieva di Raina Capabaiska e Mariella Devia, che sono sicuramente le migliori soprano al mondo, giusto Arianna? Però Arianna giustamente vuole spiegarci perché ha scelto questo repertorio, l'ha scelto apposta per questa serata, che veramente noi ci rende orgogliosi. Arianna e ad Alessandro viaggiano per il mondo, Arianna costantemente era ad agosto in Germania, cioè ha fatto un onore incredibile a venire qua e quindi giustamente mi sembra opportuno fargli un triplo applauso questa volta. Thank you.
febbraio, però gli è mancato Gian Cristoforo Casoli, che per noi è proprio il fondatore di questo gruppo che stasera vedete qua riunito e che ringrazio tantissimo dal profondo del cuore. E Gian Cristoforo ci ha lasciato un'eredità immensa, noi vogliamo portare avanti il suo messaggio come anche quello che leggeremo più tardi di Gian Vittorio Pugliese e Paolo Mani, due amici che ci hanno lasciato purtroppo in maniera troppo prematura e noi vogliamo ricordare come i nostri attori di riferimento. Però per ricordare Gian Cristoforo, chi meglio può interpretarlo di Ranzi? Ranzi Rensale! Crescerebbero
quale padre ritiene la fedeltà, non la saggezza. Luce su luce d'inverno, cascata di luce, luce essenziale purificata, accende l'azzurro credente, trasparenza inviolata, per un messaggio prima farfalla dorata della stagione di intrepida unione diffusa, si apre il ciclo di passato della forza dello spirito, nel cranio incavato, nel puntiglioso volo di un'aquila, l'occhio acuto, nel gorgoglio del seme sepolto e nel congiungersi poi le maschile all'ovulo accogliente, bilancia. Che capirà sicuramente al modo giusto il messaggio delle tue semplici parole.
Qui però oggi succede spesso agli studenti. Giorno per giorno fanno i compiti gli adulti, soprattutto i giovani. Pensano troppo in alto. In fretta vogliono avere tutto, un lavoro ben pagato, una famiglia sistemata di fortuna circondata. Qualcuno a quello ti vorrei dire che dai loro errori ho molto da imparare. Però la mia pena non la posso affermare. Leggendo in passato romanzi e poesie e certi altri libri, uno scrittore, come voi anche adesso, perfino rischia la vita. Perciò, quando pubblica, scrive la verità. E la verità fa male a tanta gente. Vorrei condividere con te la stessa paura che tanti vivono adesso. Rispettando il loro lavoro, i sacrifici che fanno, insieme a tutti i rischi che hanno, amare lo stesso dovere per scrivere. Ecco perché più o meno ho capito che se hai questa passione, la pena incontrollabile, ti svegli di notte perché deve parlare, ha tanto da raccontare, su di te stesso, sulla gente intorno. Solamente leggendo potrai capire che questa passione supera qualsiasi rischio, sarai sempre all'altezza del loro giudizio. Non potrei mai dimenticare i cosiddetti amici finora. Scrivendo due frasi con la mia penna ho scoperto in fretta la loro vera faccia. Non mi sento fiero di me stesso, che ho la passione per scrivere, però ricorda sempre una cosa, tu mi vuoi criticare senza che mi conosci. Puoi fare anche un errore, vieni a giudicarmi, non scendo dalla tua cultura, nel silenzio di buio ti rispondo con la penna. A te sto raccontando non per essere consolato, per un solo motivo. Che per me prima era un dubbio, la penna colpisce sempre dove non ti aspetti. Non guarda mai nessuno in faccia. Una semplice frase fa partire una guerra. Con la stessa penna si firma un trattato di pace, grazie a una penna si può gioire di gioia. Thank you.
anche Alessandro la passione che hanno della musica e la passione che anche noi abbiamo riservato dalla poesia. Però prima di YouTube, ecco, vedete la telecamera, Massimo Bombino che sta riprendendo le immagini, avremo uno streaming, abbiamo uno streaming in diretta, giusto Massimo, su ostravalli.tv e chi vuole può rivederlo poi nei prossimi giorni, come tutto già. Quindi a www.ostravalli.tv. Quindi chi vuole può rivedersi la serata, andare a rivedere qualcosa di bello, di piacevole e perché no? Rivedersi il nostro viaggio nel continuo e magari sentire Piera di Noie, Piera di Noie che ha proposto due brani, uno di Nazimi Kmet, due brani molto intensi, tutti e due legati a loro, primo è tutto l'uomo di Nazimi Kmet e l'uomo nel tempo di Salvatore Quasimodo. Piera, grandissima scelta. E tanto che siamo partiti dal tuo bed and breakfast, questo episodio, più il trattino Noie, Piera di Noie. Le notizie della televisione, guardando intorno, ho scelto Quasimodo, no? Che ha preso il nome per le poesie che ha scritto sulla Seconda Guerra Mondiale e trovo che la poesia che ho scelto è attualissima, anche se lui l'ha scritta all'inizio del Novecento. Uomo del mio tempo, sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte, t'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu. Con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo, hai ucciso ancora, come sempre. Come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello, andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra, dimenticate i padri, le loro tombe affondano nelle cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. E questa è molto cruda, però credo che veramente non abbiamo poi fatto questi grandi passi in avanti. Però penso anche che non abbiamo scelta, no? Ci dobbiamo amare per come siamo e cercando ognuno di noi di portare un semino perché l'umanità venga meglio. E quindi vi leggo la poesia di Hikmet, anche lui un poeta turco che ha combattuto contro le persecuzioni, contro il nazismo e contro insomma, tutte le ingiustizie, ha fatto anni di guerra, eppure no, dopo tutto quello che ha subito è stato ancora capace di scrivere questa poesia che io adoro. Prima di tutto l'uomo. Non vivere su questa terra come un estraneo, o come un turista della natura. Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, all'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, dell'astro che si spegne, dell'animale ferito che rantola, ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. Ti diano gioia tutti i beni della terra, l'ombra e la luce ti diano gioia, le quattro stagioni ti diano gioia, ma soprattutto a piene mani ti dia gioia l'uomo. Musicale e tutto. Lei ha scelto anche più sui lirici greci, infatti, però sempre rivisitati da Quasimodo. Quasimodo è uno degli autori che evidentemente ha preso molto il nostro cinema di Carlo, questo Crara. E quindi tu rivisiti, diciamo, due testi greci, il primo è l'Invocazione dell'Odissea,
e poi dormono le cime dei monti di Alcmane, tutte quante comunque riviste da osservatore così. A te, Clara. Prima di cominciare devo ringraziare Arianna e Alessandro per la loro amicizia e la loro generosità, perché è per questo che sono venuti qui. È una cosa che veramente ci commuove. Ecco. Anche per passione, verso la poesia. Ma la vostra generosità è grande. E poi vorrei dedicare il fatto che ci siano qui questi grandi musicisti a Serenella, che è stata la maestra d'asilo di Arianna, e a Anita, che è la nostra appassionata melomane. Noi abbiamo un'appassionata di lirica che va a tutti i concerti, ma anche a Maria, mia collega mamma, allora nella mia infanzia. Mio papà, quando io avevo 7 anni, la sera mi leggeva l'Odissea, direbbero me la raccontava, e poi mi leggeva alcuni versi. È un omaggio a chi mi ha insegnato, diciamo. Narrami, o musa, l'uomo dall'agile mente, che a lungo andò vagando, poiché cadde Troia, la forte città, e di molti genti vide le terre e conobbe la natura dell'anima, e molti dolori patì nel suo cuore lungo le vie del mare, lottando per tornare in patria a quei compagni che per loro follia, come simili fanciulli, non potesse trarre alla morte, poiché mangiarono il cuore del sole, figlio del cielo, che tolse loro il tempo del ritorno. Questo narrami, Odea, figlia di Zeus, e comincia di dove tu vuoi. Invece, questo è un frammento di Alcmane, che è un poeta greco del VII secolo a.C., che io amo molto. Dormono le cime dei monti e le vallate intorno, i declivi e i burroni. Dormono i rettili, quanti nella specie da nella terra alleva, le fiere di selva, le varie forme di archi, i mostri nel fondo cupo del mare. Dormono le generazioni degli uccelli dalle nuvole. Rimaniamo nel mare nostrum, nel Mediterraneo, il mare che è la culla per la nostra civiltà. In questo momento è una zona di passaggio molto forte. Abbiamo avuto modo, diciamo, di scrivere in questo senso. Massimo Noto è un po' il nostro ispiratore delle varie poesie, quello che ci dà i temi da fare a caso. Lui ha scelto Luigi Pirandello è l'anima della sua terra, della terra di tutti, la Sicilia, e ha scelto un brano molto particolare, però ha scelto anche un autore sconosciuto, non si sa, un autore anonimo, Massimo Longo. Sì, la prima poesia è di Luigi Pirandello, che ho copiato una volta che ho accompagnato dei ragazzi in una visita di istruzione. Siamo andati nella località Caos, dove c'è la casa di Pirandello, e c'era questa poesia, io l'ho copiata, e poi in effetti mi sono accorto che era la prima parte
ed è di un autore sconosciuto, no? Ed è bella. Questo mi ha fatto pensare ancora di più al valore che ha la poesia. Se un ragazzo, se un giovane di 42 anni, 41 anni, riesce a trattenere in memoria ancora dei versi che gli sono entrati dentro, vuol dire che la poesia ha un suo valore, un suo fascino. Il ritorno, prima parte, l'arrivo. Casa rovita in mezzo alla natia campagna, aerea qui, in sull'altipiano del Giure Argille, al cui sommesso in via per bordi spume in mare africano, te sempre vedo, sempre da lontano, se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano. Da qui, dico, da qui presi la via, da questo sentieruolo tra gli olivi di mentastro, di salvia e profumato, mi incamminai per mondo ignaro e franco. E tanto, o fiorellini schivi, tra le erbasiete tanto ho camminato, per ricondurmi a voi deluso e stanco. Adesso vi devo trovare. Pensierino del vecchio ulivo. Un tempo avevo una chioma di morbide foglie d'argento, oggi non offro che il tronco col morbido soffio del vento, ma sotto la scorza rugosa il cuore non ha cicatrici, ho sempre e soltanto donato e questo mi rende felice. Thank you.
Roberto Bruscovici, un grande ritorno nel circo, un applauso incredibile. Antonia Pozzi, poetessa a me molto cara, sicuramente una delle voci poetiche femminili più alte del Novecento italiano, è figlia di una agiatissima famiglia di industriali milanesi, ma ahimè segnata nel suo destino fin dall'infanzia da quello che Pavese chiamava il male di vivere, e morta suicida a 38 anni. Ritorno al serale. Giungere qui, tu lo vedi, dopo un qualunque dolore, è veramente tornare al nido, trovare le ginocchia materne e appoggiarvi la fronte. Mentre le rocce in alto, sui grandi libri rosei del tramonto, leggono ai boschi e alle case le parole della pace. Mentre le stanche campane discordi interrogano il silenzio sui misteri della sera, dei cimiteri dischiusi, dell'inverno che si avvicina, ed il silenzio allarga impallidendo le braccia e trae nel suo manto le cose e persuade la quiete. Lieve offerta, vorrei che la mia anima ti fosse leggera, come le estreme foglie dei pioppi che s'accendono di sole in cima ai tronchi fasciati di nebbia. Vorrei condurti con le mie parole per un deserto viale segnato d'esili ombre fino a una valle di erboso silenzio al lago, ove tinnisce per un fiato d'aria il canneto e le libellule si trastullano con l'acqua non profonda. Vorrei che la mia anima ti fosse leggera, che la mia poesia ti fosse un ponte sottile e saldo, bianco sulle oscure voragini. Starnazza
si rituffa, gioca, né certo sogna d'essere mortale, né certo sogna il prossimo Natale, nell'armi coruscanti della cuoca. O papera, mia candida sorella, tu insegni che la morte non esiste, solo si muore da che si è pensato. Ma tu non pensi, la tua sorte è bella, che l'essere cucinato non è triste, triste è il pensare d'essere cucinato. L'altra poesia di Gozzano ha per titolo Il filo. Ma questo filo, tutto questo filo, in pensieri non dolci e non amari, il vecchio stava chino sugli alari, con le molle così come uno stilo. Scrivi, bruci, miei versi, i sillabari, il nome dell'amata e dell'asilo, nel vecchio riconobbi il mio profilo. Lettere, buste, annunzi funerari, un nome, quello della mamma, e caddi singhiozzando sugli alari. Il vecchio tacque, ma additò la fiamma. Da 30 anni, perdute le più tenere mani, ma resta il sogno, i sogni cari. Il vecchio tacque, ma additò la cenere. Sauras-tu jamais ce qui me traverse, ce qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet des sans-animaux, sans bouche, sans yeux, miroir sans image, ce frémir des mots qui n'a pas de nom? Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une croix entre eux un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence, un éclair, aura commis d'inconnu? Donne-moi tes mains, que mon cœur s'y forme, si taise le monde, au moins un moment. Donne-moi tes mains, que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement. Charles d'Orléans, le temps a laissé son manteau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Il s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau. Rivière, fontaines et ruisseaux portent un livre joli, gouttes d'argent d'or favoré. Chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau. Primo, rimane
La parola abbaglia. La parola abbaglia e inganna. Perché mi manca dal viso? Perché la si vede dalle labbra e le labbra piacciono e gli occhi seducono. Ma le parole nere sulla carta bianca sono l'anima messa in te. Guidemo passato. Questa invece è una scrittrice del Nicaragua, di origine italiana, Gioconda Belli, che è una scrittrice che è stata definita la mitra. La sua poesia, ragazza Marini, l'ha definita carnale, che esce dalla pelle, passionale. Io l'ho scelta per questi contenuti, che per questo momento mi sembra che per questo momento anche altri per sempre possono andare, ma a maggior ragione forse oggi. I portatori di sogni. In tutte le profezie sta scritta la distruzione del mondo. Tutte le profezie dicono che l'uomo creerà la propria distruzione. Però i secoli e la vita che sempre si rinnova generarono una stirpe di innamorati e sognatori, uomini e donne che non sognarono la distruzione del mondo, ma la costruzione del mondo delle farfalle e degli usignoli. Già da bambini erano segnati dall'amore, al di là delle apparenze quotidiane, conservavano la tenerezza e il sole di mezzanotte. Fu così che proliferarono nel mondo i portatori di sogni, ferocemente attaccati dai portatori di profezie che annunciano catastrofi. Li chiamarono illusi, romantici, inventori di utopie, e in effetti lo erano, perché la memoria del paradiso è antica nel cuore dell'uomo. Gli accumulatori di ricchezze li temevano e lanciavano eserciti contro di loro. La verità è che come laboriose formichine non smettevano di sognare e di costruire bei mondi, mondi di fratelli, di uomini e donne che si chiamavano compagni, che insegnavano l'un l'altro a leggere, si consolavano nelle morti, si curavano fra loro, si volevano bene, si appoggiavano nell'arte di amare e nella difesa della felicità. Erano felici nel loro mondo di zucchero e vento, sognando profezie nuove che parlavano di tempi, di usignoli, di farfalle. I portatori di sogni conoscevano il proprio potere e sapevano anche che la vita li aveva generati per proteggersi dalla morte, annunciata dalle profezie. E i semi di questi sogni non si può scoprirli, perché sono racchiusi in rossi cuori o in ampie vesti di maternità, dove i piedini sognatori fanno sussultare i ventri che li portano. Dicono che la terra, dopo averli partoriti, scatenò firmamenti di arcobaleni e soffiò fecondità nelle radici degli alberi. Noi sappiamo solo che li abbiamo visti, sappiamo che la vita li generò per proteggersi dalla morte che annunciano le profezie. Gioconda Belli. Thank you.
straordinari, veramente, incredibili. La passione che ci hanno messo è veramente eccezionale. Grazie di cuore, un applauso perché... Se ti avessero amore
fatta d'argilla per le mie mani della sagra. Le tue ginocchia, i tuoi seni, la tua cintura mancano in me come nel vuoto di una terra assetata da cui staccarono una forma e uniti siamo completi come un solo fiume, come una sola arena. Il vento nel mezzo. Il vento è un cavallo. Sente come corre per il mare, per il cielo. Vuol portarmi via. Ascolta come percorre il mondo per portarmi lontano. Nascondimi tra le tue braccia per questa notte sola, mentre la pioggia infrange contro il mare e la terra la sua bocca innumerevole. Senti come il vento mi chiama dalla pancia per portarmi lontano, con la tua fronte sulla mia fronte, con la tua bocca sulla mia bocca, legati i nostri corpi all'amore che ci brucia, lascia che il vento passi senza che possa portarmi via. Lascia che il vento corra, coronato di schiuma, che mi chiami e mi cerchi galoppando nell'ombra, mentre sommerso sotto i tuoi grandi occhi, per questa notte sola riposerò, amore mio. Allora ha affidato la sua poesia a Ubaldo Boiero. Un applauso. Né parole né silenzio, ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, d'improvviso tra gli altri, tra fuochi violenti, o ritornando solo, era lì, senza volto, e mi toccava. Io non sapevo che dire, la mia bocca non sapeva nominare, i miei occhi erano ciechi. Qualcosa batteva nella mia anima, febbre o ali perdute, e mi andai facendo solo, decifrando quella scottatura, scrissi la prima linea vaga, vaga senza corpo, pura, pura sciocchezza, pura sapienza di chi non sa nulla, e vidi d'improvviso il cielo. Sgranato e aperto e pianeti e piantagioni palpitanti e l'ombra perforata, crivellata da frecce, da fuoco, da fiori, la notte travolgente e l'universo. E io, essere minimo, ebro del grande vuoto costellato, assomiglianza e immagine del mistero. Mi sentii parte pura dell'abisso, rotolai con le stelle, si sciolse il mio cuore nel vento. Vado a sedere un attimo perché diamo un attimo spazio a Luciana Blanperotto, che ha scelto una poesia di una poetessa brasiliana, Marta Medeiros, una poesia veramente significativa, dei primi versi da capire. Luciana, un applauso. Buonasera a tutti. E ben tanti sono stati con Pablo Neruda, e bene, questa poesia di cui alcuni versi sicuramente
sicuramente qualcuno di voi conosce, forse tutti, perché sono stati molto citati e fanno parte di citazioni comuni, sono stati attribuiti a Pablo Neruda, andando a cercare, no, non è di Pablo Neruda, è di una donna, Marta Madero, sottolineissima, 1961, ed è un'ode alla vita, a qualcosa che ho sempre amato cantare e penso che sia la cosa più bella che abbiamo. E dobbiamo saperlo apprezzare, la poesia qui sembra al contrario, dice le cose che non bisogna fare, ma effettivamente è molto bella perché lascia alle persone scegliere cosa fare per veramente amare la vita e non morire ogni giorno. Ode alla vita. Lentamente muore chi diventa schiavo della rettitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita la passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore insieme. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza o l'incertezza per inseguire un sogno, chi non permette almeno una volta di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna e della propria necessità. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Chiama la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo viaggio, siamo nel continente americano. Torna qui con me Baldo che propone una poesia di Walt Whitman, straordinario interprete, che non ricorderà il suo capitano, il mio capitano, ma lui ha proposto un'altra cosa. Però poi faremo un turno circolare, perché torneremo in Asia, torneremo a Est, dove siamo partiti come un po' di tempo fa, con Zini di me. Ubaldo, lo ero. Dall'ondeggiante, ondeggiante oceano, la folla venne teneramente a me una goccia. Ascolta, ho fatto un lungo viaggio, tra poco morirò. Non potevo morire senza guardarti, non potevo morire senza vederti, non potevo morire senza toccarti. Ascolta, adesso ci siamo incontrati, adesso ci siamo guardati, siamo salvi. Ritorna in pace nell'oceano, mio amore. Anch'io sono parte di quell'oceano. Non siamo così separati. Se il mare è irresistibile, ci tiene lontani, ci può tenere lontani per un'ora,
non ci può tenere lontani per sempre. Ascolta, non essere impaziente. Guarda. La bellezza del tutto, la coesione del tutto, guarda quanto è perfetta. Ritorna in pace nell'oceano, mio amore, sappi che ogni sera io ascolto, ogni sera io saluto l'aria, l'oceano, la terra, per te. Veder cadere le foglie mi lacera dentro, soprattutto se sono foglie dei viali di ippocastani, soprattutto se passano bimbi, soprattutto se il cielo quel giorno è sereno, soprattutto se quel giorno il cuore non fa male, soprattutto se ho avuto quel giorno una bella notizia, soprattutto se sono quel giorno in pace col mondo, soprattutto se credo quel giorno che quella che amo mi ami. Veder cadere le foglie mi lacera dentro, soprattutto dei viali di ippocastani. Grazie a tutti.
fatto Little Miss, avremo questo momento di straordinaria intensità che, ripeto, sarà il 15 gennaio con questo appuntamento in cui ripartiamo dopo le festività natalizie, dopo averci dato gli auguri e averci festeggiato in maniera profonda. E col Cenacolo Miss, comunque, diciamo, avremo un altro progetto, però prima vorrei parlare, vorrei presentare di quella iniziativa che loro hanno, avranno giovedì questo, la presentazione di un poeta del territorio, uno dei tre moschettieri di Saint-Messin, un poeta molto intenso, Vincenzo Goris, e sarà per chi è Saint-Messin, ma anche chi non è Saint-Messin, chi vuole andare a vederlo, a sentire questa storia straordinaria raccontata dalla figlia, una vicenda ambientata nella prima guerra mondiale, le lettere del fronte, il titolo infatti del libro è significativo, Il pane del fronte. Quindi Vincenzo Goris sarà accompagnato da Alessandro Cevi, oltre che dalla figlia, per cui l'invito è alla sala, al centro congressi comunale, giusto Lorena, alle 21 il giovedì questo 4 dicembre. Però poi avremo anche altri appuntamenti, sempre comunque collegati al circolo, perché il 30 novembre, quindi domani alle 15, a Gigno ci sarà la premiazione di Écrivain de la Tour, un concorso che è da anni, ma è tradizionale tutto. Non solo, ma una nota notizia dell'ultima ora, il 6 dicembre, quindi sabato prossimo, inaugureremo il calendario dell'Avvento e Tour, saremo alla farmacia di Tour e anche noi abbiamo partecipato con questo calendario che la biblioteca di Tour ha voluto promuovere il secondo anno, giusto Serenella, e in certo senso anche noi abbiamo voluto aderire in maniera straordinaria. Però dicevo, il Cenacolo Italo Mius è importante perché oggi notizia appunto freschissima di poche ore fa, ci hanno confermato il finanziamento del Comune di Saint-Messin per fare il primo cervellaggio di poesia Valle d'Aosta Piemonte. Sarà il 16 aprile, saremo noi al Circolo del Cardo insieme a un gruppo di poeti di Alessandria, saremo a Saint-Messin, ospiti del Centro Congresso Comunale, ospiti del Cenacolo Mius dell'amministrazione comunale di Saint-Messin, che ringraziamo tantissimo per questa opportunità che ci dà. Per cui subito dopo il Cenacolo avremo poi tante altre attività, poi ripartiremo a fine marzo, ma quelle poi saremo aggiornati, terremo aggiornati in maniera specifica, quindi seguite, abbiamo la pagina Facebook, siamo anche noi più o meno virtualmente su web in questo senso. Però la chiusura ideale a questo punto, dopo aver ringraziato tantissimo, aver ringraziato il Comune di Aosta, aver ringraziato l'amministrazione, aver detto, ecco, dimenticavo che l'assessore Emilirini ci ha chiamato e ci scusa per non essere stato presente questa sera, ma avevo altri impegni istituzionali che gli impedivano di essere qua, per cui veramente un segno di stima da parte dell'amministrazione regionale o dell'amministrazione comunale che ci ha dato questa sera. Però la parte musicale la finiamo con Adriano Donadelli e Alessandro Mercando. Thank you.
connubio fondamentale. Arianna, Alessandro, Pisi.